Al centro di una terra ricca di tradizioni, innovazione ed arte, nel cuore dell'Emilia, c'è la città di Modena. Una città simbolo, abitata da personalità che hanno fatto la storia e che è riuscita a costruire con il tempo molteplici punti di riferimento per i cittadini. Tra questi, dal 1988, il centro commerciale I Portali. Uno dei primi centri nati in Italia, il centro commerciale I Portali torna ad essere una dimostrazione dell'eccellenza architettonica italiana. Con un investimento complessivo pari a 5 milioni di euro, il centro è stato interessato da un'importante opera di restyling interna ed esterna. Uno studio sullo spazio per rispondere nella maniera più efficace alle esigenze dei clienti, che da sempre frequentano il centro, ma anche per interpretare i bisogni delle nuove generazioni, che oggi più che mai richiedono la massima attenzione e cura per il loro tempo libero. Come gli studenti dell'Istituto d'Arte Adolfo Venturi di Modena, ai quali è stato affidato il restyling del format di comunicazione e l'ideazione delle campagne pubblicitarie dell'anno. I giovani artisti hanno dimostrato grandi capacità creative nella costruzione della comunicazione visiva del centro commerciale, approcciandosi per la prima volta al mondo del lavoro. Gli studenti hanno potuto acquisire strumenti che li guideranno nella loro crescita professionale, facendoli diventare i manager del domani. La ristrutturazione è stata un vero e proprio intervento sul territorio, a partire dai portali esterni che accolgono i frequentatori ai tre ingressi, creando nuove aree di incontro e di sosta. Ampie oasi verdi diventano zone di ritrovo e relax, in un ambiente che prende vita con arredi interni moderni e dalla forma sinuosa che seguono la struttura della galleria. Piccole ma funzionali attenzioni come wifi gratuito e prese elettriche per ricaricare smartphone, tablet o computer rendono ancora più piacevole trascorrere il proprio tempo ai portali, che sia per pochi minuti o per alcune ore. Per rendere partecipi i nostri clienti di questa importante rinascita, abbiamo raccontato sia online che offline, passo dopo passo, gli sviluppi. In galleria sono stati esposti per tutti gli 8 mesi di lavori pannelli con i rendering di come si sarebbero trasformate le aree soggette al cambiamento. Sui canali social del centro commerciale, invece, abbiamo coinvolto i followers che ci hanno raccontato come immaginavano il loro nuovo centro commerciale. In tanti hanno dato la loro opinione commentando positivamente le nuove strutture e creando così engagement con l'intero territorio modenese. L'opera di restyling è stata presentata alle autorità con una conferenza stampa a cui hanno partecipato tutte le testate giornalistiche e le televisioni regionali. E a seguire, i cittadini modenesi hanno potuto riscoprire un ambiente che conoscono da sempre sotto una nuova e moderna luce. In una giornata di festa, iniziata con il taglio del nastro e conclusasi con gli immancabili fuochi d'artificio. Come l'intera struttura architettonica riesce a rispondere ai bisogni di tutta la famiglia, dai più giovani ai più adulti, anche la festa ha pensato a tutte le età. A partire dal divertimento per i più piccoli, con Shaun la pecora, le musiche di Violetta, le sonorità intense di Francesco Sarcina e l'intrattenimento di Radio 105, fino a concludere con il grande ritmo dei The Colors, vincitori dell'edizione 2015 del programma Amici di Maria De Filippi. Oltre 25.000 persone hanno celebrato il nuovo centro commerciale. Dalle 19, i clienti hanno potuto usufruire della promozione "Metà della cena te la offriamo noi". Uno sconto del 50% alla cassa, rimborsato ai punti di ristorazione direttamente dal centro commerciale. Il risultato? Dopo meno di 2 ore, erano stati più di 7.500 i pasti distribuiti. Dalle 21 poi, dopo il taglio da parte del direttore Erio Baraldi di una torta lunga 27 metri, tanti quanti gli anni del centro commerciale, i negozi hanno dato il via a sconti fino al 50% su tutti i prodotti fino all'orario di chiusura. La giornata ha portato al centro un notevole incremento di ingressi e fatturato, 35% in più di presenze rispetto ad un normale sabato e un aumento del 4% della spesa da parte dei visitatori. Un'opera di restyling di grande importanza, che anche grazie alla presenza dei The Colors ha avuto ampio spazio sui media locali, regionali e nazionali. Il progetto di rinnovamento dei portali è un disegno che coinvolge e sostiene le eccellenze del territorio, come i giovani, i protagonisti che ci aiuteranno a scrivere una nuova lunga storia.